Ciao, buongiorno, ben arrivati. Cosa volevo vedere con voi oggi? Siccome mi avete chiamato, mi avete scritto in tanti che volevate vedere come fare le LOL Surprise che stanno impazzendo ormai, impazzando sul web e tutte le bimbe vogliono la torta LOL Surprise. Oggi e domani ci dedicheremo a questo. Quindi direi che possiamo cominciare. Io vi intanto vi giro. Ciao Natasha, buongiorno. Pasta di zucchero bianca, stendiamo, non particolarmente sottile direi, Potete anche tenere un po' di spessore, anche perché dobbiamo fare i capelli, quindi. Poi taglio, per ora facciamo il taglio, è sicuramente enorme, quindi controlliamo. Infatti, la grandezza, e direi che andiamo a levare un pezzo di qua e un pezzo di là. Ricontrolliamo la grandezza, direi che ci siamo. Con questo strumento che non trovo come sempre, va bene, usiamo il pennello in silicone a punta, andiamo a creare i capelli. Quindi uno, due, così. Semplicemente tendendo in alto, così, così, ok? Così. Poi prendiamo la nostra LOL e andiamo a metterle la criniera alla quale dovremmo aggiungere un pezzettino dietro per farla stare su. Quindi alziamo la LOL, le mettiamo, tanto poi dobbiamo mettere i capelli anche dietro, quindi il problema non si pone. Facciamo così, ok, posizioniamo la capigliatura in questo modo e andiamola pure a schiacciare un po', ok. E rifiniamola così, ok? Ora io vi faccio solo il davanti, ragazze, come sempre, poi voi vi gestite il retro, ok? Ok, se è troppo, non facciamo altro con il pennellino, sempre questo qua in silicone, che creare, ok, così, e tutto quello che è in eccesso lo andiamo a posizionare dietro, così, ok? In questo modo. Adesso, sempre con la pasta di zucchero bianca, dobbiamo creare due triangoli che sono così, ok, uno e il secondo. Vediamo come viene così. Ok, e due. Allora, io ho provato a farlo il più vicino all'originale possibile, Lisa, nel senso che ora, ripeto, non ce l'ho, quindi non sono sicura di quanto sia la grandezza. Io l'ho fatta, il mio corpo è tipo 5 centimetri, tra i 5 centimetri, sì, più o meno 5 centimetri, 5 e mezzo. Credo che sia abbastanza simile all'originale. Non ho voluto farvela troppo grande perché credo che sul grande non ci siano grossi problemi anche per il corpo, ok? E poi magari dovete fare torte piccine o ora non ti dico le cupcake, ok? Però delle torte piccoline, magari avere il mold troppo grosso vi vincola, ok? Quindi, poi, pasta di zucchero. Forse con questi capelli abbiamo un po' esagerato, nel senso che sono un po' grandi, eh? Ve lo dico subito. Pasta di zucchero, in questo caso rosa, tagliamo. Tagliamo. Ok. Poi, tagliamo
così e direi così. Perfetto. Una volta che abbiamo tagliato in questo modo, pieghiamo più o meno a metà, così, ok? E andiamo a stringere verso il centro. Così, fatto questo, sempre con la pasta di zucchero che abbiamo tagliato. Ok, abbiamo creato in 2 secondi il fiocchetto che andiamo a metterle in testa in questo modo. Ok, ora dovremo anche vestirla questa povera bambolina. Quindi cosa facciamo? Sempre con la pasta di zucchero, in questo caso rosa, è la Lollo Diva. Ok, grazie. Ce n'era un'altra che mi piaceva, ma non ho preso la pasta di zucchero, quella dorata, quella che ha i capelli d'oro, non so cosa sia, però mi piaceva anche quella lì. Allora, tagliamo un trapezio, così direi. Stanno appiccicando le mani, ok? Fatto questo, andiamo a mettere. Innanzitutto, magari cominciamo a posizionarci la bambolotta, così. Poi ci... Oh, qua ho fatto uscire lo stuzzicadenti, sarò scema. Ok, così. Poi mettiamole lo pseudo vestitino. Ripeto, ragazzi, io ve lo faccio solo da una parte, Poi ci pensate voi a farvelo da tutte e due. Questo vuole essere giusto un esempio, ok? Quindi così. Ok, e ora, considerato che questa testa è veramente enorme, ho sbagliato, forse i capelli avrei potuto tranquillamente farglieli un pochino più piccolini, anzi decisamente avrei potuto farglieli più piccolini. Non so se lei ora starà su, faremo in modo di farla stare su. Ok, così. E questo è quanto. Ok, qui avevo fatto una testa più sicuramente più proporzionata e quindi la signorina se ne sta su senza problemi. In questo caso, come vedete, la testa è praticamente il doppio, gliel'ho fatta praticamente grossa il doppio e quindi non riesco a farla stare su, ok? No, Andrea, il viso l'ho fatto a mano, non l'ho fatto il mold, perché come dicevo è veramente semplice questo tipo di viso, ok? Quindi non ho ritenuto necessario andare a fare il mold viso. Quello che invece vi ho fatto, sperando, ecco, che questa si sia, aspettate, consideriamo, oh, aiuto, ecco, mi è caduta. Questo è il mold corpicino, ok? Quindi il mold corpo è già veramente pronto. Tra l'altro vi ho fatto i segni in modo che, se voi volete, potete. Vi faccio vedere una cosa, andando semplicemente a riprendere i segni preesistenti, così. Ok, voi potete anche piegarle un po', cioè metterla seduta, esattamente come se fosse una bimba. Ok, così. Potete muovergli le braccine, alzarglielo, in questo modo. Ok? Cioè è proprio fatto e finito. E in 2 secondi avete creato una LOL senza grossi problemi. Domani. Approssimativamente, è molto piccolino. Con la tempera bianca. Voi cosa fate? Vi prendete o un pennellino o un bold tool e facciamo uno
due, ok, e poi uno e Ok? Così gli abbiamo fatto anche i punti luce e non ne parliamo più. In quanto? 30 nanosecondi con il bipainting bianco, ok? Allora, io facciamo un piccolo riepilogo. Che cosa è servito per fare questo progetto? Ovviamente il nostro nuovo mold corpo bambolotto in vendita su www.bimagenta.it, categoria stampi silicone corpo. Abbiamo utilizzato ovviamente pasta di zucchero color carne, pasta di zucchero azzurra, nera e ovviamente bianca. Abbiamo utilizzato le tempere per colorare gli occhi, la bocca e della polvere rosa per sfumare invece le guance. Dopodiché, con della pasta di zucchero rosa, abbiamo creato sia il fiocchetto che il vestitino. Quindi, io direi che abbiamo finito per oggi. Vi giro Tiro su, così. sono sconvolta. Allora, domani volevo farvi proprio un topperino. Siccome questo genere di torte si presta molto a diversi prodotti che noi abbiamo, volevo innanzitutto farvi vedere come ottenere la scritta LOL nel miglior modo possibile e poi creare il topper generale. Io vi ricordo dov'è? Eccolo qua. Il nostro bambolotto, lo stampo per ottenere il corpo lo trovate su www.bimagenta.it come tutti i nostri prodotti. Caricheremo a brevissimo anche il video odierno sul nostro canale YouTube. Se non volete perdervi le nostre dirette, mi raccomando, iscrivetevi. Ciao Mai, un bacione! E basta, io direi che ci vediamo domani per la seconda parte del progetto LOL. Buona giornata e buon proseguimento. Alla prossima. Ciao!